Grandi poteri brassicoli comportano grandi responsabilità. Come ad esempio quella di negare categoricamente ad un fabbro la godronatura di 2 rulli d'acciaio. Ma perché? Ma che ne so? Mi sono fissato che mi dovevo addossare io questo fardello siderurgico. Ma cos'è la godronatura? È un processo che trasforma una superficie liscia in zigrinata, ad uopo, nel nostro specifico caso, per la macinatura grossolana dei grani. L'obiettivo di un home brewer che si rifiuta categoricamente di acquistare un mulino già bello e pronto per la macinatura è creare attrito tra la terribile morsa dei rulli e i grani. Avendo io a disposizione una vecchia macchina della pasta corredata oltretutto di motore elettrico, essendo risaputo nel mondo casalingo brassicolo che è possibile ricavare con le dovute modifiche un mulino a partire da una macchina della pasta, ho preso la palla al balzo e mi sono deciso a godronasti i benedetti rulli. Mi è stato di essenziale ausilio per bucare l'acciaio inox l'uso di punte per trapano da 3 mm al cobalto, essendo i rulli della macchina della pasta per l'appunto in acciaio inox. Il trapano avvitatore a batterie, ve lo dico subito, per questo uso non serve a nulla a causa della sua fiacchezza congenita. Ergo, ho utilizzato un più potente trapano elettrico. A questo punto, una volta caricata la punta nel mandrino, è partita la godronatura. Ho iniziato a praticare dei forellini non molto profondi per evitare di fare breccia nel cavo rullo. L'obiettivo è stato quello di realizzare i buchi il più possibile distanziati in modo equo, cercando di imitare una vera godronatura fatta con i controgodroni. È opportuno non accanirsi con troppa forza mentre si pratica l'orifizietto, sia per evitare, come già detto, di fare breccia, sia perché la punta, seppur progettata per temperare l'acciaio inox, è pur sempre di esile statura, soprattutto quando la superficie è ancora liscia, andando a scivolare finendo tra i 2 rulli, in quanto potrebbe incastrarsi perdendo integrità strutturale e quindi spezzarsi dopo poco. Inoltre, a meno che non venga fatta un'opportuna pausa tra un buco e un altro, la capocchia della punta andrebbe raffreddata con acqua oppure con un olio specifico. L'operazione non è durata tanto, forse un paio di ore. Salvatore, vieni a pranzo. Mo vengo. Salvatore, c'è la fine del mondo. Sì, mo vengo, pure ho quasi finito. Ah, ho finito. Ma non ci ho messo tanto. Conclusa la godronatura casalinga, ho ritenuto opportuno disassemblare la macchina per pulirla per bene e soprattutto eliminare i residui acciai della godronatura. Come potete osservare, in qualche punto, preso dalla foga godronante, ho fatto breccia. Pur tuttavia, considerando la quantità abnorme di buchi fatti, i fori malvoluti rappresentano soltanto uno sparuto gruppo. Precedentemente avevo studiato un modo per convogliare i grani ancora integri in procinto di lasciarli al loro inevitabile grossolano macinato destino. Stiamo parlando della tramoggia, ovviamente. Costruita adottando il cartone pressato recuperato dalle terga di un vecchio mobile. Lo stesso che plasmai per dare origine, tempo addietro, al righello misuralivello del mosto. Giorni davvero gloriosi. Dopo diversissime e complessissime riflessioni, durate moltissimi giorni, sono giunto alla conclusione che la tramoggia doveva essere costruita a partire da 4 componenti, dalle forme geometriche molto complesse. 2 rettangoli e 2 trapezi isosceli. Chiaramente le dimensioni sono state scelte in modo da adattarsi perfettamente alla macchina della pasta in mio possesso. Le specifiche metriche dei poligoni sono le seguenti. I 2 rettangoli hanno base pari a 145 mm e altezza pari a 250 mm, mentre i 2 trapezi hanno base maggiore uguale a 274 mm, base minore uguale a 24 mm e altezza pari a 216 mm. Ottenuti i 4 poligoni, li ho opportunamente incollati come mostrato, utilizzando colla vinilica. Il bestemmiario, fuori dal suo campo d'azione, è stato d'ausilio per scopi ben più nobili questa volta, facendo gravare il suo peso fungente da pressa sui poligoni di fresca incollatura vinilica.
Atteso il tempo necessario affinché la colla facesse presa e si essiccasse, la tramoggia è nata ed è stata subito indossata dalla macchina della pasta. Ma la tramoggia non è ancora completa, perché andrebbe equipaggiata di una struttura che la possa far reggere più stabilmente, soprattutto se pregna di grani durante la macinatura. Un piccolo cedimento strutturale sarebbe davvero malvoluto. E il bestemmiario ritornerebbe a svolgere il suo originario sacrilego compito. Per ora, al fine di conferirle una maggiore, seppur ancor precaria, stabilità, ho utilizzato del banale elastico avvolto a tutta la struttura della macchina della pasta. Mi rendo conto che è una castroneria, ma per il momento funziona. Poi ognuno è libero di sbizzarrirsi come può con la fantasia e l'ingegno per migliorare la stabilità e l'efficienza della tramoggia autocostruita. Finalmente è stato fatto un primo test di macinatura grossolana di grani cavia. Il risultato è stato molto soddisfacente. L'unico dubbio risiede nel fatto che probabilmente la macinatura è fin troppo efficiente, generando troppa farina. Infatti, per chi non lo sapesse, i grani destinati all'uso brassicolo non devono essere propriamente macinati, ma soltanto schiacciati, e troppa farina potrebbe compromettere la birrificazione. Quindi il cursore potrebbe richiedere una registrazione. Avendo la fortuna di possedere anche un motorino elettrico specifico proprio per questa macchina, ho deciso di approfittarne. Il risultato è stato entusiasmante. Una volta vestita la tramoggia con una busta ad uso alimentare, è stata riempita tutta di grani. Essa ne può ospitare circa 2 chilogrammi, che sono stati macinati in meno di un quarto d'ora. In questo lasso di tempo però ci sono state delle pause dovute al mio timore che il motorino si surriscaldasse, essendo molto vecchio e usato. Per ora il neonato mulino autocostruito è adagiato su una teglia che ospiterà i grani macinati. In futuro magari le donerò uno scivolo, posto al di sotto dei rulli, che convoglierà i grani macinati in un contenitore apposito. Questo è quanto, miei cari birrificatori. Un consiglio. A meno che non siate dei tornitori, non autogodronate i rulli. Non fatelo. Mettete da parte il godronante orgoglio e portate i rulli a godronare da un godronatore professionista. Certamente non perderete tempo, sonno e fantasia. Ed il lavoro verrà certamente più elegante e magari ancora più efficiente. Ci vediamo al prossimo video in cui vi mostrerò come in tempi biblici ho coibentato la pentola che utilizzerò per il mesh. Questa macchina, che per puro caso non è stata buttata via, anni fa era del mio nonno paterno, scomparso quasi 10 anni fa. Per molti anni l'ha utilizzata, per fare la pasta che spesso le domeniche mangiavamo tutti assieme. Il concetto di recupero mi è sempre piaciuto, e non tanto per un fattore economico, che comunque c'è ed ovviamente è sempre il benvenuto, piuttosto per la possibilità di dare nuove forme, nuovi scopi agli oggetti, che apparentemente sono ormai inutilizzati, e in questo caso il concetto di recupero assume un valore ancora più grande. Grazie nonno.